pomeriggio, ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale delle ore 15. Come sempre in questa edizione ci raggiunge un ospite per chiacchierare insieme a noi e approfondire qualche notizia. Oggi è con noi Stefano Zaramella del gruppo Polis, che vado a salutare. Buon pomeriggio Stefano, sei venuto in realtà a presentarci una serata molto particolare. Sì, buon pomeriggio a tutti e grazie dell'opportunità che ci date. Quest'oggi volevo parlare ai telespettatori della cena di gala che si terrà venerdì 15 ottobre, quindi la settimana prossima, qui a Padova, a Palazzo Zacco Armeni, diretta a raccogliere fondi a sostegno dei servizi che realizziamo per le donne vittime di violenza. E allora ne parleremo ben volentieri tra pochissimo, dopo le notizie del nostro telegiornale, che in realtà cominciamo con la cronaca. Un sudamericano è stato arrestato dagli uomini della Guardia di Finanza di Venezia mentre sbarcava all'aeroporto di Tessera, all'aeroporto Marco Polo, con circa 4 kg di cocaina dal valore di circa mezzo milione di euro, se poi immessa nel mercato. L'uomo, un uruguaiano, è giunto a Venezia dopo uno scalo a Madrid fingendosi un turista e pronto a passare una lunga vacanza nella città lagunare. Con sé aveva delle voluminose valigie con dei doppi fondi dove appunto era nascosta la droga. L'uruguaiano è accusato di traffico internazionale di stupefacenti. E la polizia di Treviso invece ha sospeso l'attività di un laboratorio cinese dove 11 lavoratori su 18 lavoravano, come si dice, in nero. Si tratta del 50° laboratorio cinese chiuso nella Marca dall'inizio di quest'anno. Nel laboratorio, che si trovava in località Trevignano, sono state registrate numerose irregolarità, tra quelle relative soprattutto alla sicurezza e alla salute, per due delle persone controllate clandestine in Italia. È ovviamente scattata la procedura di espulsione. Il titolare del laboratorio invece è stato denunciato all'autorità giudiziaria per illeciti relativi proprio alla gestione del personale. Oltre 200.000 studenti oggi sono scesi, 20.000 nella nostra regione, molti di più sicuramente in tutta Italia, sono scesi in piazza, anche appunto in Veneto, per protestare contro la riforma Gelmini. In 5.000 si sono dati appuntamento a Venezia, dove c'è stata la manifestazione più corposa, altrettanti a Treviso, anche a Padova, dove sono stati raggiunti anche dagli studenti di Rovigo, 1 migliaio a Verona e oltre 600 a Belluno. In Vicenza invece erano in 4.000 e hanno anche reso particolarmente difficile la situazione della viabilità. Per noi però a Venezia c'era Cristina Pagnina a seguire la manifestazione. Ci colleghiamo subito con lei. Buon pomeriggio Cristina. Buon pomeriggio Elena, buongiorno a tutti voi. Sì, questa mattina noi eravamo proprio nel pieno della manifestazione che è iniziata alle 9, l'appuntamento per tutti era nel piazzale della stazione di Santa Lucia, che era davvero gremito di centinaia di studenti, appunto di moltissimi istituti del centro storico ma anche della terraferma e della provincia, che si sono dati appuntamento lì per il secondo venerdì di protesta in realtà contro i tagli della riforma Gelmini. Erano molti di più rispetto alla scorsa settimana, perché alla manifestazione questa volta hanno aderito diverse sigle e associazioni studentesche, e appunto la manifestazione, come hai detto tu, era a livello nazionale. Ci hanno spiegato le ragioni della protesta gli studenti che abbiamo intervistato, che sentiremo anche questa sera. Si tratta di tagli che in concreto significano meno laboratori, oppure laboratori addirittura chiusi, inutilizzabili, meno ore di lezione, perché le ore saranno di 60 minuti, non più di 50, e quindi si avranno meno materie, strutture anche in taluni casi inadeguate e fatiscenti. C'erano anche altre bandiere, oltre ai cartelli e agli striscioni dei movimenti studenteschi. C'erano per esempio le bandiere della CGIL, perché oggi tra l'altro è partita anche la mobilitazione in tutti i comparti della conoscenza, e quindi il sindacato ha programmato scioperi a intermittenza fino a dicembre. Si salta per esempio la prima e l'ultima ora, e gli insegnanti naturalmente protestano per le ragioni di cui abbiamo parlato molto nei giorni scorsi. C'è il blocco degli stipendi, dei contratti, degli scatti di anzianità e soprattutto i tagli naturalmente di migliaia di posti di lavoro di precari che sono rimasti a casa. Tra l'altro oggi sono scesi in strada anche gli studenti universitari e i ricercatori, quindi veramente tutti uniti in un fronte comune contro questa riforma che a quanto pare, dicono, distrugge veramente il futuro delle nuove generazioni. Grazie Cristina, naturalmente i temi, come hai giustamente detto, li conosciamo ormai molto bene, ma questa sera vedremo anche le immagini quindi di questa protesta quotidiana. Buon lavoro e grazie ancora a Cristina Pagnin.
E passiamo invece ad una notizia che riguarda la sanità. 12 tra medici, ostetriche e infermieri del reparto proprio di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Rovigo risultano indagati per presunti errori e negligenze per un parto avvenuto il 3 dicembre del 2008. Una bimba era venuta alla luce con tetraparesi spastica, ipovedente, e le è stata poi riconosciuta una invalidità motoria del 100%. Quando è nata, racconta la mamma, mi hanno lasciata in travaglio per ore ed ore perché non hanno capito immediatamente che avevo bisogno di un cesareo. I genitori della piccola hanno così intrapreso la strada della giustizia, hanno denunciato l'episodio ai carabinieri e chiesto alla Procura della Repubblica di fare luce su quanto è accaduto in sala parto. Conteneva stracci e carta una valigetta trovata questa mattina vicino alla Scuola Grande di San Rocco a Venezia, dove era in programma un seminario sulle frodi finanziarie alla presenza di rappresentanti della Guardia di Finanza e autorità locali. La valigetta sospetta, che è stata segnalata anche dagli operatori ecologici di passaggio, è stata poi aperta, dopo aver circoscritto la zona, dagli artificieri della polizia, che hanno constatato appunto che conteneva solamente oggetti e materiale tessile da buttare via, quindi fortunatamente solo un falso allarme. Confermata ieri dal Patriarca di Venezia, il Cardinale Angelo Scola, la visita del Santo Padre Benedetto XVI ad Aquileia e a Venezia i prossimi 7 e 8 maggio. Papa Ratzinger si fermerà per un lungo fine settimana, prima appunto in Friuli, nella diocesi di Gorizia, appunto ad Aquileia, e poi il giorno successivo a Venezia, e naturalmente già fervono i preparativi. Ma intanto, per festeggiare l'arrivo del Papa che torna in Veneto perlomeno dopo 27 anni, oggi pomeriggio alle 17, quindi tra poco meno di 2 ore, tutte le campane delle chiese del Patriarcato di Venezia suoneranno contemporaneamente in segno naturalmente di festa. Chiesa e società civile di fronte alla sfida dell'educazione. Sono stati questi i soggetti su cui si è soffermato Monsignor Mariano Crociata, segretario generale della CEI, nel corso di un incontro ospitato a Schio in provincia di Vicenza. Per noi c'era Paola Sartore, sentiamo. Una sfida educativa che non si arrende mai di fronte alle insidie di una società in crisi, una sfida che chiede di essere affrontata quotidianamente anche attraverso il gioco comune di chiesa e società civile, alleate contro un'emergenza che i nuovi orientamenti pastorali dei vescovi per il prossimo decennio stanno osservando con una certa preoccupazione. E proprio alla sfida dell'educazione è stata al centro dell'intervento a Schio di Monsignor Mariano Crociata, segretario generale della CEI, nell'incontro con cui il Centro di Cultura Cardinale Elia Dalla Costa ha inaugurato il nuovo ciclo di attività. Chiesa e società civile dunque corresponsabili di una sfida nel segno di un'educazione che sappia far crescere l'individuo umanamente e cristianamente. Essa consiste in estrema sintesi nella verifica della capacità di imparare il mestiere di vivere. Se vogliamo esprimerci con un riferimento letterario, vivere da un uomo che usa di se stesso e si tratta con dignità, che si conduce secondo coscienza e libertà. Ogni volta che si avvia il processo educativo è una specie di lotta che si ingaggia, non contro qualcuno, ma innanzitutto con se stessi. Una prova da superare quotidianamente in primo luogo come educatori per costruire una società più libera e per dare a ciascuno strumenti ed opportunità per dialogare con un mondo assetato di educazione. E siamo giunti quindi al momento della piacevole chiacchierata con l'ospite che ci raggiunge nell'edizione del 15. Allora, Stefano, insomma, ben ritrovato intanto. Grazie. E ci racconti quindi anzitutto brevemente di che cosa si occupa il gruppo Polis che tu rappresenti qui quest'oggi. Sì, il gruppo Polis è un gruppo paritetico che rappresenta, che coinvolge 5 cooperative sociali e 2 associazioni di volontariato, un gruppo ormai attivo a Padova da 25 anni, festeggiamo quest'anno appunto
appunto il 25esimo anno di attività a favore di persone in difficoltà, perché appunto si tratta di enti, tutti enti non profit, che da sempre hanno come mission principale quella di rilevare e tentare di dare risposta alle esigenze e le richieste che provengono dal territorio, per cui nel corso degli anni il gruppo si è strutturato con diverse cooperative, diverse strutture che appunto dalla disabilità alla psichiatria alle persone in condizioni di grave emarginazione hanno sempre tentato di dare una risposta concreta con dei servizi qualificati. In particolare negli ultimi anni un'emergenza, e io credo sia veramente il caso di definirla tale, che il gruppo ha rilevato, è quella appunto della violenza contro le donne. I casi di cronaca purtroppo, in particolar modo nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, veramente si susseguono con un incedere impressionante. L'ultimissimo, ricordiamolo, della settimana scorsa, di questi giorni, è proprio quello che coinvolge quella tristissima vicenda della ragazzina appunto Sara Scazzi. Certo. Ma veramente ci sono tantissimi episodi dove solo quelli che, come dire, hanno l'epilogo tragico del decesso della persona coinvolta riescono comunque ad emergere, ad avere un rilievo rispetto ai media. Purtroppo la maggior parte delle situazioni di violenze domestiche e familiari rimane per l'appunto circoscritto all'interno delle mura delle singole abitazioni. Certo, rimane un po' sommerso, anche se ora con la legge sullo stalking fortunatamente anche molte violenze non solo fisiche ma anche psicologiche emergono. Tu Stefano oggi ci racconti proprio di una serata in cui vi occuperete di questo e raccoglierete fondi per questo. Esattamente, sì, noi come gruppo Polis realizziamo dei progetti, dei servizi a favore delle donne vittime di violenza, in particolare gestiamo due strutture di accoglienza e dei percorsi di accompagnamento al lavoro. Sono strutture che vivono per necessità di contributi pubblici, di donazioni, di privati, di fondazioni bancarie, di singole imprese. Allo scopo di richiamare l'attenzione su questo fenomeno, di coinvolgere un largo numero di persone in una riflessione collettiva rispetto alla drammaticità di episodi che appunto sono sotto gli occhi di tutti, abbiamo organizzato questa cena di gala che si terrà appunto a Padova a Palazzo Zacco Armeni, sede del Circolo Ufficiali, 15 ottobre, venerdì prossimo, a partire dalle ore 20, dove lo scopo della serata è per l'appunto quello di comunicare da una parte agli ospiti, che saranno per la maggior parte persone illustri appartenenti al mondo della politica, dell'impresa, del mondo delle fondazioni bancarie, ma anche singoli cittadini che hanno una particolare sensibilità rispetto a questo specifico tema, comunicare loro quelle che sono da una parte le attività che il gruppo Polis realizza, ma dall'altra anche quello che è appunto un fenomeno che, come abbiamo appena finito di dire, è assolutamente ancora nascosto e poco conosciuto e poco visibile. Non dimentichiamo, come giustamente è stato citato, lo scopo appunto di raccolta fondi che si realizza proprio tramite l'adesione delle singole persone alla serata e quindi con il versamento di una donazione. Devo dire che ad oggi abbiamo avuto veramente un riscontro molto molto positivo, molto importante, sia a livello di istituzioni, di singole associazioni di categoria, di organizzazioni che hanno aderito alla serata, sia a livello appunto di persone singole che, iscrivendosi diciamo in qualche modo alla cena, contribuiranno economicamente al sostegno dei nostri servizi. E naturalmente intanto va il ringraziamento a queste persone che hanno sostenuto, e già infatti, detto c'è ancora posto io, per iscriversi. Ecco, volevo dare solo due comunicazioni, certo, di servizio, diciamo. La prima riguarda appunto la possibilità ancora di chiamare comunque presso la sede del gruppo Polis al numero 049 89 00 506 e ricevere informazioni rispetto alla possibilità di iscriversi. Dall'altra un velocissimo ringraziamento agli enti e agli sponsor che hanno contribuito alla possibilità di realizzare la serata: Banca Padovana di Credito Cooperativo, il Centro Porsche di Padova, l'Ambulatori Medici Donna Più e l'Agenzia di Viaggi L'Impronta di Piazzola sul Brenta. Insomma, questi fondi velocissimamente a che cosa serviranno immediatamente dopo questa serata? Certamente, i fondi andranno esclusivamente, l'intero ricavato non avrà naturalmente dispersioni in tante cose, e andranno esclusivamente a sostenere la struttura di accoglienza per le donne vittime di violenza, quindi è giusto che tutti sappiano che partecipare alla serata significa esattamente contribuire a sostenere questo tipo di struttura. Assolutamente, grazie davvero Stefano Zaramella, che è il portavoce oggi del gruppo Polis. info@gruppopolis.it se volete avere maggiori informazioni o iscrivervi alla serata del 15 di ottobre. Noi per il momento ci fermiamo qui, se vorrete edizione flash alle 16:30. Buon pomeriggio.